centrocampista, classe 89, un profilo importantissimo per la categoria, ruolo capitano, ed è un giocatore con cui nella mia storia calcistica ho rischiato di incrociarmi tante volte e non sono mai riuscito a prendere. E pensavo che anche questa volta non riuscissi a prenderlo, perché è una trattativa, c'era stato un sondaggio a inizio mercato, poi non era andato avanti anche perché l'Entella non si voleva privare di un giocatore importante come Mirko. C'è stato un riavvicinamento, penso durante l'ultima settimana di mercato o la penultima, e quindi all'inizio aveva dato adesione Mirko, l'Entella faceva un po' più di resistenza, poi il mercoledì non se l'era sentita più, quindi lasciandomi completamente nel panico totale. Ci eravamo anche, posso raccontare? No, una cosa simile. Ci siamo sentiti al telefono e mi ha detto: no, guarda, per questioni familiari, spostare la famiglia a gennaio, mi dispiace, non me la sento di venire. Dopo 10 minuti mi ha chiamato il procuratore dicendo: no, ha deciso di venire, quindi è stata questa la trattativa, quando io pensavo che non si potesse più fare, e siamo molto molto contenti che sia venuto da noi. Poi appena firmato per l'Ascoli, naturalmente, visto questo inizio di 2020, gli ha preso la febbre a 40, però adesso grazie a Dio è tra di noi. Intanto buongiorno a tutti, voglio dire che sono molto molto contento di essere qui ad Ascoli, in questa società che ha una storia fantastica. E voglio solo precisare, i miei tentennamenti non erano assolutamente rivolti all'Ascoli o alla città, era più una questione familiare, ho due bambini e spostarsi a gennaio non era facile, però anche parlando con mia moglie ero sicuro e sono sicuro che Ascoli è la scelta giusta per la mia carriera. Per quanto riguarda la sua domanda, sì, mi ricordo quel Crotone Ascoli, è stato forse uno dei miei gol più belli durante la mia carriera e lo ricordo, infatti sui social è uscito, l'ho rivisto, qualcuno l'ha pubblicato e è un bel ricordo, però cercherò di farmi perdonare dai tifosi e di segnarne qualcuno importante anche per questa società. La mia carriera è stata questa, sono un giocatore che riesce ad adattarsi in più ruoli, ovviamente il ruolo che ho fatto di più durante la mia carriera è la mezzala o il centrocampista centrale, però anche durante questa prima parte di stagione con l'Entella ho fatto il quinto di centrocampo. Sono un giocatore che riesce ad adattarsi, quindi io, come il mio motto è quello di, pur di giocare, giocherei anche in porta, quindi va bene qualsiasi ruolo. Ma in base al ruolo che mi mettono in settimana, cerco sempre di guardare il meglio, perché guardo tante partite e cerco di cogliere il meglio in qualsiasi ruolo, perché un giorno si può anche fare l'attaccante, quindi bisogna saper fare anche l'attaccante e cercare di cogliere il meglio da qualsiasi persona. Quindi mi piace guardare, anche se ho 30 anni, sono sicuro che ogni giorno si può migliorare e sono qui anche per questo. No, ho trovato una squadra che è in fiducia, e grazie a questa vittoria di Livorno ho trovato una squadra motivata, quindi questo è il pane per questa categoria, perché i risultati, penso che vincere ti aiuta a vincere. Noi dobbiamo cercare
di seguire questa strada e venerdì abbiamo una partita importante dove dobbiamo cercare di ottenere il massimo. Io quello che posso dare sicuramente è il massimo impegno e la maglia sudata a fine partita, quindi io l'impegno non mancherà mai. Cercherò di dare il massimo ogni partita. È stato un impatto positivo, è un mister che è giovane, che sa quali sono, ha vissuto prima di noi l'esperienza da calciatore e sa quali sono le dinamiche di spogliatoio, quindi si è subito calato nella situazione e devo dire che l'impatto è stato molto positivo. È normale che come ho detto prima, i risultati sono importanti e speriamo di partire con il piede giusto con il mister perché veramente si può creare qualcosa di importante.